io sono Bascià Silvana, presidente del circolo Lega Ambiente La Poiana di Galatina. E vorrei ringraziare in particolar modo l'amministrazione di Soleto, insomma, nella persona del sindaco Graziano Vantaggiato e l'assessore all'ambiente Tori Mengoli per aver collaborato e sposato questo progetto. E il dottor Carmine Cerullo, presidente provinciale della LIT, per essere insomma anche qui presente. Allora, questa è la prima tappa del progetto Sole per Te, che abbiamo ideato con il resto dei soci, che ha come simbolo ovviamente il girasole, si vede. Come rappresentanza di vita, di gioia e di sole in tutte le sue forme e maniere. E vorremmo che questo progetto si spargesse insomma a macchia d'olio all'interno del nostro Salento, e per sensibilizzare, informare e fare proprio degli incontri di conoscenza anche sul legame che c'è fra l'ambiente e le malattie. E quindi anche diciamo noi ovviamente come associazione ambientale lottiamo proprio nella salvaguardia dell'ambiente in tutte a 360 gradi. E niente, vabbè, poi vi spiegherà meglio il dottor Cerullo questa cosa qui. E siamo partiti da Soleto perché ho conosciuto la storia di Daniela Mancarella, una concittadina. Insomma, abbiamo deciso di fare un piccolo pensiero a lei, ma che lei sia il simbolo di tutte le donne, uomini, ragazzi e ragazze che lottano e che hanno lottato per questo male, non mi piace usare queste parole. Quindi lei è semplicemente il simbolo di questo, e questa è la prima tappa, proprio perché ci tenevo molto insomma che partisse da Soleto. E niente, passo la parola al sindaco Graziano. Intanto va il ringraziamento dell'amministrazione della comunità di Soleto a Lega Ambiente, nella persona anche di Silvana Bascià, la quale oggi siamo qui a questa aiuola vuole simboleggiare una cosa, no? È dedicata a Daniela, però vorrebbe essere dedicata a Monica, a Luana, a Lucia, a Cristina. Vorrei elencare tanti nomi di tante nostre concittadine, ragazze, figlie, nostre madri, nostre mogli, che non ci sono più. Questa aiuola sta a dimostrare che il problema delle malattie tumorali è un problema il quale in questo momento storico è passato in secondo piano, perché dobbiamo difenderci da un altro male, ma chi ha avuto una vittima dentro casa lo sa bene, lo vive quotidianamente e molte volte noi ce ne dimentichiamo. Ecco, questa aiuola dovrebbe stare a simboleggiare questo, che è una battaglia contro le malattie tumorali, ed è una battaglia che dobbiamo fare tutti, e molto dipenderà, questo ce lo dirà anche il dottore, molto dipende dai nostri comportamenti, molto dipende dall'ambiente che ci circonda. Se noi tuteliamo il nostro ambiente, e questo è il motivo di cui Lega Ambiente si è fatta promotrice, se noi difendiamo il nostro ambiente difendiamo la nostra vita e difendiamo la memoria di tutte quelle persone che non ci sono. E che dire, io ci sarebbe da discutere, di parlare tantissimo altro, ma io ritorno a ringraziare Lega Ambiente, ringrazio anche il dottore Cerullo che stamattina è venuto qui a parlarci di queste cose, e ringrazio naturalmente tutti voi. Stiamo combattendo un'altra battaglia molto importante, e difendiamoci usando le mascherine, usando il cervello. Ecco, questo è l'unico modo che mi sento io. Ho osservato questo punto di stato. Quello che mi ha colpito è che innanzitutto
la possibilità di regalare un luogo pubblico, al di là di chi poi a chi è stato intestato, un luogo pubblico per una riflessione privata. Perché, come diceva il sindaco, oggi siamo impegnati in questa pandemia, ma la pandemia e la patologia oncologica trovano un comune denominatore, che è l'ambiente. Ma ambiente che non deve essere visto come una sorta di presagio, di castigo divino. La salute dell'ambiente dipende dalle nostre azioni. Allora la cosa più bella di questa mattina è che un luogo, ripeto, pubblico venga vissuto come una possibilità di recuperare qualcosa che ci è sfuggita dalle mani e per la quale tantissime famiglie hanno sofferto. E badate bene che accanto a chi non ce la fa ci sono anche altre vittime indirette, che sono quelle donne, quegli uomini che ce l'hanno fatta ma che hanno irrimediabilmente avuto un'esistenza segnata dalla malattia. Chi vi parla quotidianamente affronta questo disagio di donne che sono guarite ma psicologicamente segnate, donne che erano in procinto di pensare ad un progetto di maternità, che, badate bene, è l'elemento e la condizione preliminare per la sussistenza della specie, e invece incappano in questa malattia, magari fortunatamente, questo è un eufemismo, scoperta in maniera precoce, ma per colpa della quale devono dire addio a tanti progetti che appartenevano al loro futuro, alla loro normalità. E allora come vendicarci di questi dolori, di Daniele e di tutti gli altri che avete vissuto a Soleto, e chi vi parla passa il sabato e la domenica per le cittadine del Salento? Non c'è luogo del Salento immune. Dal Covid ne abbiamo 16 ancora, grazie a Dio, comuni immuni dalla pandemia, di tumori no. E non vi sarà difficile trovare accanto a voi, nella prossimità della vostra abitazione, delle famiglie che hanno vissuto e che stanno vivendo la tragedia di questa malattia. E allora come si fa a prendersi in mano la vita? Bene, stabilendo una sorta di priorità. Badate bene, vi faccio solo un piccolo esempio: quando si va al supermercato per fare la spesa, molto spesso si va di fretta. Lì stiamo costruendo la premessa per la nostra salute o per la nostra malattia. Ogni qualvolta accettiamo sui nostri territori delle invasioni di strutture magari produttive, che da una parte rispondono all'esigenza del lavoro, ma dall'altra impattano dell'economia, ma dall'altra impattano irrimediabilmente con il futuro dei nostri ragazzi, noi dobbiamo avere il coraggio di non lasciare soli gli amministratori. Badate bene, chi oggi amministra un comune è, permettetemi, sindaco, un folle, perché ha sulle proprie spalle delle responsabilità atroci, sia nell'immediato che nel futuro, inteso come prospettiva generazionale. Allora noi dobbiamo far presente ai nostri amministratori, che hanno l'onere di amministrare, ma non dobbiamo lasciarglielo solo, di trovare una comunità pronta. E vi faccio un altro esempio: in ogni campagna elettorale quanto tempo viene dedicato all'ambiente? E non mi dite che è colpa dei politici, è colpa nostra, perché i politici ci raccontano ciò cui noi siamo più sensibili. Fossimo una comunità preparata su questi ambienti, si parlerebbe di questi ambienti. Invece si parla, faccio per dire, senza voler minimamente fare delle allusioni, del reddito di cittadinanza, piuttosto dell'aumento delle pensioni, piuttosto dell'aumento dei salari, cose forse giuste, ma mai sentito cosa si fa per le future generazioni in termini di sostenibilità ambientale. E badate bene, non sono parole vuote. O noi costruiamo e permettiamo un futuro sostenibile, oppure non ci sarà. Oppure ci laveremo la coscienza le mattine del sabato e la domenica a venire a ricordare l'ennesima vittima, senza poter cambiare la storia dell'esistenza. E allora ognuno di noi, col suo piccolo, perché dalla somma che si fa il totale, come diceva Totò, ognuno di noi con le nostre minime azioni, ma quotidiane, ogni volta che si va al supermercato noi facciamo politica, perché se scegliamo quel prodotto anziché quell'altro stiamo destinando l'andamento
dell'economia. E allora prepariamoci, informiamoci e pretendiamo, una volta che saremo pronti, dagli amministratori e dai politici ciò che ci meritiamo, cioè un sole per le nostre generazioni. Auguri a tutti. Vorrei poi ringraziare anche Antonio Godardo, che non so perché si è messo lì, sta ancora lavorando, che da stamattina... insomma, che ci sta lavorando su questa aiola e ci sta donando tutta la sua passione e arte anche, e nonché anche socio di Legambiente. E poi vorrei ringraziare Davide e io, che si è offerto, insomma, di farci la ripresa e anche di pubblicarla poi sul canale YouTube e sui social, e persona anche molto 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 vicina alle tematiche ambientali. E vabbè, ringrazio di nuovo tutti. Devo ringraziare anche Andrea Cafaro, un fioraio di Galatina, che ci ha donato i girasoli. Noi avevamo preparato, devo anche ringraziare soprattutto anche i genitori e la famiglia di Daniela, che si presenta. Grazie. Grazie, sì, ovviamente io non essendo anche di Soleto non conosco personalmente, e non lungi da me fare discriminazioni. Ringrazio tutti coloro che sono presenti qui, perché hanno, insomma, sentono un po' anche loro questa aiola. Io vorrei quindi che tutti coloro che hanno portato un girasolo qualcosa di giallo lo lanciassero a fine, insomma, di questa manifestazione nell'aiola, e lo dedicassero a chi sentono di farlo. E poi abbiamo preparato questi sacchettini che vi daremo. Dentro non ci sono confetti, ma abbiamo messo dei semini di girasole, e quindi speriamo sia per, insomma, cercare anche di mandare avanti questo pensiero di regalare un fiore, un albero, qualcosa di verde, e non sempre solidi oggetti che per lo più sono fatti di plastica. E quindi niente, spero che poi qualcuno di questo girasole possa nascere nelle nostre famiglie. E niente, grazie ancora, e grazie.